Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Diamante. Ieri sera Cirella non volevo fare ironia, però questa sera un bacio a mia moglie lo voglio mandare. Beh, stasera ci vorrebbe davvero un drone per riprendere il calore di questa piazza, eh? E ci rimettiamo davvero al vostro calore. Questa sera sarò brevissimo nell'iniziare, perché toccherà anche a me dirvi qualcosina più tardi. E quindi vi voglio presentare il più giovane tra i candidati, estroso, creativo. Di lui si può certamente dire che ha aggiunto ancora più colore alla nostra squadra. Si candida perché oggi vuole ripagare un debito che sente di avere con Diamante. Le mura dipinte del suo paese gli hanno fatto trovare la sua strada e adesso ha intenzione di mettere tutte le sue competenze e il suo impegno al servizio della comunità, della nostra città, di questa città che ama, per vederla rifiorire. A voi, Antonino Perrotta! Siete davvero tanti e ci state dimostrando un grande affetto e una grande partecipazione. Grazie, grazie davvero di cuore. Salire qui sopra è sempre un impatto molto forte per me. Devo dire che sono qui in rappresentanza di chi forse la vecchia politica ha dimenticato e tenuto fuori per anni, annullando il nostro spazio e la nostra voce. Sto parlando di noi giovani e voglio che fate un applauso a noi giovani! Colgo l'occasione per ringraziare qui la nostra guida, il nostro faro, per averci dato la possibilità di essere partecipi di questo nuovo progetto di rinnovamento sociale e politico di questa città. E ci ha dato una grossa opportunità, quella di dire la nostra e di esserne protagonisti. Grazie Marcello. Parlo al plurale, perché la maggior parte delle persone di questa squadra sono giovani. È una rappresentanza, mi piace chiamarla così, una rappresentanza di voi cittadini. Forse sono stati commessi degli errori nel passato dalla nostra politica. Il più grande è stato quello di non aver contribuito alla creazione di una nuova classe politica dirigente di questa città, impedendone quel ricambio generazionale che avrebbe dato freschezza e stimoli nuovi, che avrebbe dato nuove idee a Diamante. Effettivamente siamo stati abituati sempre a vedere le stesse facce ad amministrare la nostra città, ma l'abitudine dopo un po' stanca. E ringrazio soprattutto Marcello anche per avermi dato la possibilità di comprendere in un modo diverso di comprendere direttamente le dinamiche politiche di Diamante, spesso ingarbugliate in una sorta di ingarbugliate tra accordi presi e non mantenuti, alleanze in frantumi, false promesse che hanno creato una situazione di instabilità, ma a discapito di chi? Delle nostre criticità, dei nostri problemi, delle nostre esigenze. Intanto il tempo passa ed è passato, si parla di emergenza a Diamante, che effettivamente stiamo vivendo, ma non da un mese, non da un anno. Sono decenni di emergenza, emergenza professata proprio da chi ha contribuito a crearla in anni di malgoverno. Non è mia competenza stabilirne le colpe e puntare il dito contro qualcuno. Sono un giovane. Ma guardate, Diamante ora più che mai ha bisogno di giovani, gente che praticamente realizza, senza false promesse. Ha bisogno di gente che possa dedicarsi alla comunità disinteressatamente.
sono tutti bravi a fare una diretta Facebook inquadrando un bel luogo della nostra città, ma anche io domani mattina mi alzo, prendo la barca, vado sull'isola di Cirella, salgo sulla torretta e dico: questo luogo è abbandonato. Ma chi ci crede? Non ci crederebbe nessuno. Se io stesso non ci sono mai stato prima in quel luogo, chi mi crederebbe se ogni mattina mi affaccio dal mio balcone e vedo l'isola di Cirella e non ho mai fatto nulla per quel luogo? Non vi crede nessuno. Avete avuto la possibilità di amministrarla più di una volta questa città e amministrare quei luoghi, ma avete fallito. Siamo stanchi, siete stanchi. Consapevoli di chi andrete a votare il prossimo 7 luglio. Voi dovete esigere di sentir parlare di contenuti e tematiche serie e soprattutto meritate che queste tematiche vengano affrontate, ma affrontate realmente. E noi vogliamo affrontarle, qualora il prossimo 7 luglio con il vostro voto ci darete la possibilità di andare a governare questa città. È necessario ripartire cercando di porsi degli obiettivi fondamentali per rilanciare il nostro territorio. Penso che dopo le criticità primarie da affrontare della nostra città, come il problema del porto, la pulizia urbana, dell'acqua e della fogna, dobbiamo pensare alla gestione del nostro patrimonio artistico, culturale e archeologico. Forse vi aspettavate che stasera vi avrei parlato dell'arte, dei murales, ma sarebbe stato troppo banale per una persona che si impegna ogni giorno affinché la città abbia una visibilità internazionale per queste tematiche. Una passione che ormai è diventata una mia missione e non solo politica. Non c'è bisogno di entrare nella casa comunale per continuare ad occuparsi di determinate tematiche. E io stesso, dopo l'8 luglio, anche se non sarò eletto, continuerò a farlo, state tranquilli. Sono insieme a questi problemi altri altrettanto importanti, come la cosiddetta destagionalizzazione, ovvero la ridistribuzione dei flussi turistici nei periodi in cui c'è carenza di afflusso turistico, come aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre. Attraverso una politica di destagionalizzazione dobbiamo puntare ad aumentare i flussi turistici dove demanda è carente, periodi in cui il nostro clima, il nostro mare permetterebbero un'affluenza maggiore delle persone nella nostra città, ma periodi allo stesso tempo da sempre trascurati. Abbiamo tutte le potenzialità per farlo. Gli eventi sono una soluzione, una delle tante soluzioni per allungare la stagione turistica, aumentando le presenze durante la bassa stagione. Importantissimo sarà fare rete, dare grande visibilità attraverso tutti i mezzi che abbiamo a disposizione nella nostra città. E il vostro coinvolgimento, credetemi, è una cosa importantissima, perché voi dovete crederci che Diamante può cambiare e smetterla di accontentarci dei soli luglio e agosto. Siamo stati. E queste sono davvero, credetemi, scelte importanti, scelte che condizionano il nostro e il vostro futuro. Le tecnologie dovranno essere un ruolo chiave per dare la possibilità di scoprire il nostro territorio. Una città turistica come la nostra deve sviluppare siti web, app, applicazioni per telefoni, e dovrebbe sviluppare anche mezzi pubblicitari all'avanguardia, lanciando una metodologia di fruizione del nostro patrimonio che debba essere adeguata alle aspettative turistiche dell'era in cui viviamo. E l'improvvisazione non la vogliamo più, basta l'improvvisazione, è il tempo di iniziare a programmare per il futuro. Lo scorso mercoledì abbiamo presentato sul lungomare un progetto, Diamante Borgo Festival, messo a disposizione a tutta la comunità dall'amico Sergio Gimigliano, che stasera non è presente qui in questa piazza. Mi ha inviato un messaggio di auguri
e di in bocca al lupo, e lo vorrei salutare perché è una persona che si impegna costantemente per portare il nome di Diamante in tutto il mondo. È stato lo scorso mese a Manhattan con il suo Peperoncino Jazz Festival. È davvero, Diamante ha bisogno di queste persone, di persone che si impegnano realmente. Questo è un progetto che chiunque andrà a governare avrà a disposizione, perché Sergio l'ha messo a disposizione di tutti. E chi andrà a amministrare avrà a disposizione delle linee guida riguardanti ambiente, cultura e turismo, che unirebbe le associazioni presenti sul territorio e i loro festival con qualsiasi tipologia di programma che hanno al loro interno. E che tutte le associazioni che si impegnano per il nostro territorio, come la Festa del Mare, Diamante in Danza, Calice sotto le Stelle, Peperoncino Jazz Festival, Mediterraneo Festival del Corto, Peperoncino Festival, l'Operazione Street Art e tutte le altre, gli altri eventi che a Diamante hanno da tanti anni ormai avuto una loro storicità. L'obiettivo è quello di unire queste realtà in un'associazione o fondazione. Per il momento se ne è soltanto parlato, ma l'idea di unire tutti i festival di Diamante in un'unica associazione capace di promuovere il territorio a 360 gradi sinergicamente è allettantissima. Io personalmente conosco le difficoltà che può avere un'associazione che si impegna e lancia per la prima volta un evento o un'idea all'interno di un territorio. Proprio un anno fa nasceva l'associazione Azzart, di cui ne sono presidente, con il quale ho portato avanti il progetto Operazione Street Art. E colgo l'occasione per ringraziare voi, i cittadini di Diamante, che grazie al vostro contributo essenziale, quello di tutte le associazioni, è stato permesso che questo festival venisse realizzato. E grazie, grazie davvero Diamante. La crescita e la riuscita di questi eventi dipendono da tanti fattori, in primis quello economico, che ne caratterizza la qualità della pubblicità e l'immagine dell'evento stesso. Immaginate se esistesse realmente una fondazione, punto di riferimento per tutti gli eventi, che possa formare, collaborare e curarne la gestione anche con sostegno economico. I vantaggi sarebbero incredibili e il colpo d'occhio sulla città sarebbe evidente. Il futuro è sviluppare proprio un senso di collaborazione tra le varie città e le varie realtà presenti sul territorio ed essere uniti nella promozione dello stesso. E noi dobbiamo riuscirci a fare questo. Dobbiamo rilanciare il nostro territorio affinché Diamante possa essere e ritornare davvero la perla del Tirreno. Pensate, se ogni turista che passa per Diamante nel periodo primaverile, percorrendo le vie principali della nostra città, questa via, il lungomare, l'altro lungomare, Viale Glauco, possa imbattersi in pannelli pubblicitari, li chiamerei tranquillamente dei banner pubblicitari che illustrano gli eventi di tutta la stagione turistica di Diamante, delle rispettive date. Allo stesso tempo poter riuscire anche insieme a gestire il territorio e il patrimonio con attività legate allo spettacolo, all'arte, alla cultura, alla musica, al turismo e riempire gli spazi del Convento dei Minimi, del Teatro dei Ruderi, il Museo DAC, la torretta che abbiamo purtroppo è stata ristrutturata ma ancora non ha avuto la possibilità di essere utilizzata per un fine specifico. E solo la programmazione degli eventi in maniera costante e professionale può aiutarci a migliorare questa condizione. Per i murales, inutile dirvi cosa penso. Quotidianamente mia attività e missione è la salvaguardia e la promozione del nostro patrimonio artistico. Lo dicono le redazioni di Rai, di Repubblica, il Corriere della Sera, Art Tribune, la principale rivista d'arte contemporanea, che hanno in qualche modo recensito la nostra città grazie al patrimonio che abbiamo. E colgo anche l'occasione per ringraziare tutte le testate giornalistiche e le redazioni, compresa anche Telediamante che è qui stasera, perché svolgono un impegno costante e orgoglioso di promozione del nostro territorio. Potrei elencarvene ancora altre, ma forse le conoscerete meglio di me e conoscete anche i contenuti. Mi avvio alla conclusione.
forse vi ho anche stancato, però abbiamo bisogno davvero di un cambiamento radicale basato sulle competenze e l'esperienza che in quel campo, di chi lotta in quel campo da tanti anni. E concludo rifacendomi a una citazione di un grande della storia della nostra Italia, Paolo Borsellino, che diceva che alcune cose della sua città non gli piacevano ed è per questo che ha imparato ad amarla, perché il vero amore è anche amare ciò che non ci piace per poterlo cambiare. E statene certi, noi Diamante la cambieremo! Grazie! In questi giorni ve l'hanno tutti presentata come una giovane donna schiva, riservata, silenziosa. Qualche settimana fa da questa piazza ha dimostrato che forse non parla molto, ma quando parla dimostra di aver davvero chiare le mete dove vuole arrivare e il paese in cui vuole vivere. A voi Alessandra Raffo! E ringrazio tutti voi per essere così presenti e così numerosi, soprattutto perché so che siete qui per ascoltarci, non solo per sentirci e applaudirci, ma soprattutto siete voi, cari concittadini, non siete venuti dagli altri paesi vicini solo per riempire la piazza. Siete venuti ad ascoltarci in modo attivo, un atto volontario, grazie al quale anche voi state dando una svolta al modo di fare politica, partecipando con l'attenzione, la sensibilità e l'intelligenza di cui siamo e siete tutti dotati. Ascoltare è un tema importantissimo per noi, sarà sicuramente il centro della nostra azione amministrativa e a disposizione dei cittadini di Diamante, perché le vostre problematiche quotidiane e le relative soluzioni siano il centro dei futuri 5 anni insieme a voi. Ascoltare e capire sono per noi la prima attività comunicativa necessaria per ottenere la fiducia dei nostri interlocutori. E se siete qui così numerosi, vuol dire che un po' di fiducia l'abbiamo già conquistata con il lavoro che abbiamo fatto in questi mesi e che ancora dovremo fare. Faremo di tutto perché l'amministrazione comunale non sia un'entità distaccata dalla popolazione, ma serva alla cittadinanza tutta e aiuti il nostro paese a risollevarsi. Permettetemi ora di spendere qualche parola sempre sul nostro programma, su alcune idee e progetti che ho a cuore per questo territorio. Penso che sia molto più interessante rispetto alle sterili polemiche che lascio agli avversari, che evidentemente hanno più difficoltà di parlare di programmi. Voglio parlarvi di proposte concrete e realistiche alle problematiche del nostro paese, volgendo lo sguardo verso lo sviluppo sostenibile e la salvaguardia dell'ambiente. Negli incontri e nei comizi che abbiamo effettuato è emerso chiaramente il nostro interesse per le zone rurali, che sono le aree maggiormente soggette alle mancanze dei servizi primari. Manca l'acqua, la fogna, un'adeguata illuminazione e una corretta viabilità. Proponiamo soluzioni concrete che vada verso il risparmio energetico e soprattutto verso il basso impatto ambientale. E basta davvero poco, credetemi. Ad esempio, le strade di forte pendenza e le aree rurali sono prive delle semplici conette di raccolta dell'acqua piovana. È importante, a tal proposito, trovare una soluzione che vada oltre la risoluzione del problema. Riusiamo l'acqua piovana, incentiviamo a livello privato la realizzazione di impianti di raccolta delle acque pluviali in modo che possano essere riutilizzate tramite un sistema di filtraggio per l'irrigazione dei terreni agricoli circostanti. È una soluzione che consente a chi l'adotta un importante sgravio fiscale e soprattutto una riduzione dei consumi. Anche le strade sono prive di un'adeguata illuminazione
È doveroso in queste zone incentivare l'installazione di lampioni, ma lampioni con tecnologia di ultima generazione. Parlo di lampioni fotovoltaici. Parlo di lampioni fotovoltaici che sono soluzioni assolutamente adottabili in quei luoghi dove è difficile fare degli scavi o non è possibile perché sono zone protette per interesse archeologico o naturalistico. Chiudete gli occhi e provate a immaginare la panoramica di Cirella e i ruderi illuminata da fonti luminose a basso impatto visivo che si camuffano perfettamente nella vegetazione e nel verde. Un'illuminazione autonoma che si illumina solo quando comincia a fare buio. È necessario e indispensabile questo aspetto, soprattutto per non gravare sulle casse comunali e soprattutto sulle tasse che paghiamo noi cittadini. Un aspetto che ci spinge verso le vere spiegate, verso il concetto di città ecosostenibile, un regalo che dobbiamo a noi stessi e soprattutto all'ambiente in cui viviamo. Può sembrare utopistico, ma questo non è il futuro, è il presente. Un presente che abbiamo il dovere di portare finalmente nel nostro territorio. Potrebbe sembrare irrealizzabile, visto che viviamo in un paese in cui a metà del 2019 siamo ancora in attesa del metano, una fonte di energia ormai di vecchia generazione, ma che i paesi limitrofi conoscono come una realtà già rodata. Su questo siamo rimasti oscenamente indietro. E non è un problema degli ultimi 5 anni, e neanche degli ultimi 10, è questa la vergogna. Per Diamante, Cirella e le contrade è importante anche il giusto rispetto del verde che ci circonda, dalle piccole aiuole al grande polmone verde che è il Parco La Valva. Ci vuole maggiore organizzazione nel loro mantenimento ed è necessario valorizzare e creare nuove forme innovative di fruizione, quali ad esempio gli orti urbani e i corridoi ecologici per la preservazione di piante ed elementi territoriali. Mi avvio alle conclusioni, mi auguro di non avervi annoiato troppo, ma di avervi fatto sognare un po' ad occhi aperti, immaginando quello che noi di Diamante e Cirella siamo voi, concretamente abbiamo in mente e nel cuore per il futuro del nostro amato paese. Prima di terminare devo fare una precisazione. Come vi ho già detto, ho deciso di tornare a vivere qui perché credo fortemente nella potenzialità di questo territorio e credo nelle persone che lo abitano, con le loro competenze, competenze che scaturiscono dalle professioni di ognuno. I nostri avversari ci canzonano perché ci definiamo professionisti o perché parliamo di professionalità. Ma questo non ci pone al di sopra di voi, ma ci qualifica in modo tale che voi sappiate a chi affidate il vostro paese. Lo affidate a persone capaci nelle loro materie, persone che non si improvvisano in occasione delle elezioni, persone che affrontano difficoltà tutti i giorni nel loro lavoro e sono abituate ad avere un metodo nella soluzione dei problemi. Ed è il metodo che fa la differenza, non il pezzo di carta. Non vogliamo porci su alcun piedistallo, sia ben chiaro, ma state sicuri che avere competenze, attitudini, professionalità e passione è un valore aggiunto. Mentre dall'altro lato vogliono farvi credere che sia un difetto, una pecca, come se questo paese non avesse bisogno di competenze e professionalità. E a tal proposito mi viene in mente anche a me una favoletta, quella della volpe e l'uva, ma la conoscete già tutti, lascio a voi le conclusioni. Tornando al metodo, il metodo attraverso il quale vorremmo amministrare, vogliamo sottolineare che deve creare le opportunità di cui abbiamo parlato in questa campagna elettorale per tutti i giovani e meno giovani che vivono a Diamante e che non devono essere costretti ad accontentarsi delle promesse. Creare le opportunità per tutti quelli che hanno deciso di compiere la scelta di rimanere nel proprio paese. Una scelta consapevole, non facile,
ma colma di passione, di amore e di riconoscenza. Riconoscenza verso chi ci ha messi al mondo ed educati, verso chi deve ancora crescere e maturare e soprattutto verso una terra che ci ospita e che fino ad oggi purtroppo è stata rispettata troppo poco. Noi, giovani dalle menti liberi, carichi di entusiasmo, ci sentiamo e siamo cittadini del mondo, ma c'è solo un posto che amiamo chiamare casa. È la nostra casa che deve tornare ad essere la pietra preziosa di cui porta orgogliosa il nome. Un diamante, con le sue tante facce, tutte ugualmente abbaglianti, con un'anima verde e pulita e un milione di carati. Per concludere, voglio ringraziare tutti quelli che mi sono vicini in questo momento, che mi supportano e mi appoggiano, dimostrano la loro fiducia verso di me, che in punta di piedi mi addentro in questo nuovo campo. Ringrazio chi mi ha cresciuta ed educata, perché se sono quella che sono, lo devo a loro. Ringrazio chi con la propria esperienza dà consigli e fa critiche puramente costruttive. Ringrazio amici, vicini e lontani che credono in me e nel progetto che porto avanti. Credo, e di questo sono sicura, che in questa competizione elettorale ci siano persone e compagini con mentalità differenti, visioni differenti, che in maniera diversa parlano di concretezza, sia nell'amministrare che nel rispetto del bene comune. Sta solo a voi, quindi, miei cari concittadini, credere in noi e sceglierci giorno 7 luglio, perché siamo la squadra più adatta, a concretizzare i programmi e le idee di cui il nostro paese ha bisogno, la più appropriata a riportare in alto il suo nome e a ritrovare l'antica bellezza. Quindi scegliete, Diamante e Cirella siamo voi, per Marcello Pascale sindaco. Grazie. Prendo il microfono io perché devo presentare adesso colui il quale solitamente presenta tutti noi, colui il quale è una colonna di questa squadra, colui il quale è diventato un tuttofare, è candidato, è tesoriere, organizzatore. Ve lo presento in un modo semplice. Ragazzo pulito, per bene, Giambattista Salerno! Buonasera, siamo oramai quasi giunti al termine di questa campagna elettorale, di questa lunga campagna elettorale che da parte nostra ci ha visti impegnati per portarci al risultato sperato, alla vittoria elettorale, con il solo intento di garantire un futuro di democrazia e non per garantire privilegi e interessi. Dall'8 luglio avremo il grande onore di rappresentare questa comunità, ma avremo soprattutto l'onore di impegnarci e di lavorare per realizzare in tempi brevi tutti gli impegni presi con voi. Ma siccome una garbata competizione elettorale da parte nostra si è trasformata in una battaglia, e soprattutto per colpa delle loro affermazioni false, pesanti, provocatorie, anche una persona moderata come me deve purtroppo alzare i toni per difendere onore e dignità mia e dei miei compagni di squadra, rammaricandomi comunque di dover trattare di questi spiacevoli argomenti, delle bassezze che sono presenti in alcuni rappresentanti dell'altra lista. In questa campagna elettorale, nonostante alcune provocazioni e maldicenze, noi abbiamo tenuto un profilo basso, toni garbati, educati, rispettosi prima di tutto nei vostri confronti, nei confronti di tutti i nostri elettori. Purtroppo devo dire che lo stesso profilo non è stato tenuto dai nostri avversari, che in molte occasioni hanno cercato di macchiare la nostra lista per negarlo subito dopo, cercando di mostrarsi quasi come vittime. Ma quando le parole diventano rabbiose, applaudite soltanto da quei soliti sostenitori, è chiaro allora che si sta avvicinando la loro imminente sconfitta. Voglio provare a stemperare un po' questa cattiveria e questo astio, perché
Per mia indole sono portato ad essere un moderato. Come molti di voi sapranno, io sono papà di uno splendido bimbo di 2 anni. E così come dice il senatore, ho molta dimestichezza con le favole. Lui ha detto da questo balcone che alla sua piccola cantava "Non passa lo straniero". Io sarò retro, sarò strano, questo lo lascio decidere a voi. Però solitamente mi limito alle ninna nanna e alle favole, appunto. Effettivamente ci ha raccontato tante favole nella sua storia. Realizzerò il porto, andrò a Roma, ma con diamante sempre nella mente. Chi più ne ha più ne metta. Poi ultimamente si è addirittura impegnato a scomodare i classici. C'era un amico, me lo ricordava qualche giorno fa. E qui stasera ho deciso di raccontare anche io qualche favola. E partiamo da Esopo, e non Esopo. E dalla sua favola, l'usignolo e lo sparviero. Vi rubo soltanto 2 secondi. La favola dice: posato su un'alta quercia, un usignolo secondo il suo solito cantava. Lo scorse uno sparviero a corto di cibo, gli piombò addosso e se lo portò via. Mentre stava per ucciderlo, l'usignolo lo pregava di lasciarlo andare, dicendo che esso non bastava a riempire lo stomaco di uno sparviero, doveva rivolgersi a qualche uccello più grosso se aveva bisogno di mangiare. Ma l'altro lo interruppe dicendo: bello sciocco sarei se lasciassi andare il pasto che ho qui, pronto tra le mani, per correre dietro a quello che non si vede ancora. Così, anche tra gli uomini, stolti sono coloro che nella speranza di bene maggiori si lasciano sfuggire quello che hanno in mano. Non vi sembra che stiamo parlando della storia del nostro senatore? Abbandonato per sua stessa missione diamante per cercare mire superiori, Camera, Senato, ed oggi ancora cerca di ritornare qui, ma non per amore, attenzione, non perché riconosce il suo errore, ma perché sente la terra franargli sotto i piedi. Tutti sappiamo che sta vivendo una parabola discendente della sua storia politica. Oggi il suo stesso partito è all'opposizione, in quello stesso partito ha perso il posto d'onore che ha ricoperto per anni accanto a Matteo Renzi, a Luca Lotti. Sa che in un Parlamento nessuno gli riconoscerà più un ruolo di spicco e allora tenta di ritornare al comune mascherando questa scelta come un atto d'amore nei confronti di Diamante. Ma quale amore? Si chiama convenienza questa. Lui Diamante l'ha solo usata e continua ad usarla per i suoi interessi personali. Vergogna! Ora però voglio raccontarvi una seconda storia, una favoletta che non ha scritto Esopo, ma che iniziava con noi non siamo candidati con nessuno, noi siamo puri e ligi, noi siamo felici, fedeli alle nostre idee, rimarremo così. Chiacchiere e favole, questo ci hanno raccontato, questo ci hanno propinato, i fatti dicono altro. Perché chi oggi si candida dall'altra parte, perché non ha spiegato le reali motivazioni di questa scelta? Perché non ha detto che da tempo preparava questo tipo di discesa in campo, mentre in ultimo, visti i commenti che stava generando tra i suoi fedelissimi, invitava alcuni suoi stessi compagni di viaggio, di cui una è oggi qui accanto a me, Romina Valente, a sostenerli in questa scelta, giustificando che la lista non si sarebbe potuta fare a causa della mancanza dei numeri. Oggi invece li ritroviamo, attenzione, accanto a colui il quale da questi stessi balconi insieme combattevamo contro di lui, e ricorderete tutti con quali appellativi e molto forti il capolista di un'opera di Diamante Migliore si rivolgeva ad Ernesto Macorno. Oggi quei giudizi devo dire che non sono più validi, vergognatevi! Probabilmente hanno la memoria corta, perché lo definivano addirittura tra le righe il male peggiore assoluto che si potesse mandare ad amministrare la nostra Diamante. Che bella coerenza questa, ragazzi!
Oggi invece tende a spostare l'attenzione a queste gravi sfumature, andando a raccontare storielle, andando poi a rivelarsi con dispettucci personali. Queste sono le uniche verità. Da giorni oramai hanno messo in giro la voce che la mia presenza in questa lista è da considerarsi come atto dovuto, come moneta di scambio per una transazione. Oggi in un post, perché devo riconoscere che sui social sono molto più bravi di noi, perché sono sempre presenti, sono assetati dal desiderio di essere prime donne, di essere sempre presenti sui piedistalli più alti. E dicevo su di un post, e leggevo su di un post, Antonio Cotruccio enunciava la spiegazione del termine transazione. Beh, sapete come rispondo io? Che io ho solo difeso il mio diritto di lavoratore e c'è un tribunale che mi ha dato ragione, e questi sono gli atti ufficiali, e solo questi sono, non c'è altro, con i quali ho difeso il mio diritto di lavoratore contro i soprusi del politico di turno, che il mio non fosse un interesse economico, è dimostrato dal fatto che la mia decisione finale a transigere con il comune ha tra l'altro fatto risparmiare all'ente oltre 15.000 euro. Quindi andatevi a documentare di quelle che sono le somme reali, reali. Io non devo niente a nessuno, e se oggi sono qui accanto a queste splendide persone, accanto a Marcello Pascale, per una mia libera scelta personale, perché voglio continuare a dare il mio contributo libero, modesto contributo, per cercare di far crescere anche io questo paese. Io sono libero e non sono come voi che vi siete venduti al migliore offerente per una poltrona per due in un consiglio comunale. Evitiamo altri commenti, perché autocelebrano le proprie capacità di risolvere i problemi che si trovano a vivere Diamante, Cirella, le Contrade, tanto il loro capolista è stato e sarà il Deus ex machina, come si suole dire. Hanno detto che siamo costantemente presenti nelle case della gente, ma forse dovremmo chiedergli se sono sicuri di tutto quanto ciò, perché c'è un andirivieni di macchine a qualsiasi giorno, a qualsiasi ora del giorno e della notte da queste Contrade, e poi siamo noi che andiamo a chiedere i voti. Non serve abitare in campagna per ascoltare, recepire, trovare una soluzione per le persone che vi abitano. E questo non significa spacciarsi per rappresentante dei centri urbani, ma semplicemente significa cercare di fare realmente politica per missione, attenzione, gratuitamente. Guardate, sono spettacolari. Il senatore ieri parlava di un finanziamento di 35.000 euro fatto ricevere grazie al suo interessamento e reso per la realizzazione di una fogna sulla ex strada provinciale che collega Cammarotea Nord con Cammarotea Sud, perché noi le Contrade le conosciamo, attenzione, non ci vedete, perché purtroppo durante, fuori da una campagna elettorale, mica stanno a guardare se Giambattista sale, scende alle Contrade, ma non vi preoccupate che noi le Contrade le conosciamo e le conosciamo tutte. E vi devo dire che il senatore forse dimenticava che queste somme erano somme non provenienti da un finanziamento provinciale, ma da fondi di bilancio reperiti dal dottor Michele Trifiglio per la realizzazione della condotta fognaria. E attenzione, ma vi dimostro che le conosciamo le Contrade. Non dove aveva indicato il senatore nel post, ma dove invece è presente solo una predisposizione per un gruppo di sollevamento, tra l'altro mai realizzato. Trovate anche la scarificazione per terra. Inoltre, nella stessa cifra, e sempre sull'interessamento del dottore Trifiglio, che saluto e ringrazio, sono stati realizzati altri 500 metri di acquedotto comunale. Forse anche questo se ne è dimenticato. Credetemi, non ho parole. Ma sono sicuro che anche stasera, fino a qualche minuto fa, nella piazza di Cirella, dove hanno tenuto il loro comizio, hanno venduto altro fumo, tante altre illusioni.
Hanno attaccato il nostro capolista con giudizi negativi sulle sue capacità di rivestire la carica di sindaco nei prossimi 5 anni, ritenendolo inidoneo a questo incarico e solo figura di facciata. Ricordo loro che il giudizio spetta a voi cittadini con il vostro voto, vergognatevi! E poi francamente questo giudizio non può spettare a chi chiede voti in maniera non cristallina. Potrei parlare di tanto altro ancora, dell'incoerenza di alcuni personaggi che sono lì soltanto per sete di potere o poltrone o per semplice avversione personale, si trovano insieme dall'altra parte a dare lezioni di moralità, dimenticandosi che la gente sa valutare e distinguere chi con passione e amore si dedica al proprio lavoro e chi invece lo fa per altro. Cari concittadini, con il vostro voto, insieme, proviamo a cancellare le menzogne, il clientelismo, le decine e decine di promesse fatte in questi giorni dai nostri avversari, come se la gente non fosse attenta. Dimenticatevi dei telefonini regalati, dei buoni pasto, delle spese. Insieme cancelliamo questi fantomatici potenti che ancora oggi vorrebbero, con il loro solo modo di fare politica, garantirsi privilegi e visibilità. Questo modo di fare politica a noi non ci appartiene. E mai ci apparterrà, e insieme a voi vogliamo cancellarlo. E allora facciamo vincere con il vostro voto la qualità, la disponibilità, la volontà di migliorare, facciamo vincere la gente che vuole operare per il bene reale del nostro paese. Con il vostro voto mandate ad amministrare i nostri candidati, votate il nostro candidato a sindaco Marcello Pascale, votate i nostri candidati a consigliere e se volete votate anche me. La mia determinazione, la mia coerenza. Viva la lista numero 2, Diamante e Cinella, siamo voi! Se vi chiedessero, ritorno al mio ruolo. Se vi chiedessero di affidare la vostra casa a qualcuno, sono sicuro che tutti quanti voi vorreste una persona affidabile, credibile, concreta, che prenda le sue decisioni in maniera ponderata, una persona senza scheletri nell'armadio, senza peli sulla lingua. E noi una persona così l'abbiamo trovata e vogliamo che insieme a noi anche voi decidiate il 7 luglio di affidargli il comune, di affidargli Diamante, Cirella, le contrade che sono la nostra casa, il nostro capitano, il nostro unico capolista, il nostro, il vostro faro, il futuro sindaco di Diamante, Marcello Pascale! Buonasera, io sono il galantuomo, sono quello che mezz'ora fa qualcuno ha detto seguite il galantuomo che io vado col popolo, io sono il galantuomo e lo puoi dire da tutti i balconi di Diamante. Prima di iniziare devo dire altre due cose. La prima, voglio fare un saluto a mio fratello Pino. Purtroppo, Pino, chi si approfitta del tuo modo irruendo, caccialo via, perché quei quattro consiglieri che hai intorno non sono degni di stare vicino a te. Se aspettano la bagarre familiare non l'avranno, vergognatevi. L'altra cosa la dico al capolista avversario che non smette di dire che vuole il confronto.
pensando due cose. Una, che forse sono intimidito perché lui è senatore, ma chi se ne importa? La realtà dei fatti è una sola, che confronti con persone che non sono leali politicamente non ne faccio. Con chi sta da una parte e trama dall'altra non ne faccio. Se vuoi confrontati nel bancone e la gente poi decide se l'otto sarai tu o sarò io a governare questo paese. Un ringraziamento veramente di cuore a tutti quanti voi. Grazie a questa immensa folla, grazie a questa piazza, come qualcuno diceva, pensando che forse fosse propria questa piazza, fosse di proprietà. Grazie a tutti quanti voi di essere presente in massa qua, non obbligati, perché la vostra presenza qua ci rende e vi rende liberi, perché Diamante e Civella e le contrade vogliono essere libere, ed è per questo motivo che stasera siamo noi che applaudiamo voi. Grazie. Veniamo a noi. Devo fare una comunicazione di servizio e alcune precisazioni. La comunicazione di servizio è per quei signori che durante tutta questa campagna elettorale continuano a fare illazioni su di noi, continuano a schernire il nostro concetto di squadra, continuano a ridicolizzare, secondo loro, chi è stato designato a fare il capitano di questa squadra. Forse sono abituati col duce, ma un paese si amministra con una squadra, non ognuno per i fatti propri, non ognuno con il suo programma, non ognuno a caccia delle proprie poltrone, si amministra insieme. E a questo proposito io qui voglio subito precisare quello che già ho detto altre volte, che l'8 luglio, quando saremo a governare questo paese, se chi per legge, purtroppo, della nostra squadra non dovesse raggiungere il quorum per essere all'interno dell'amministrazione, è all'interno dell'amministrazione di fatto, perché questo è quello che vogliamo. I 12 candidati con il sottoscritto saranno presenti tutti. Ed ora, come si dice, andiamo a noi. Mi corre l'obbligo innanzitutto fare una precisazione su una cosa detta da qualche candidato, ripresa da qualche altro candidato della lista avversaria, e che riguarda il discorso sport a Diamante. Perché quando si apre la bocca per far passare aria, c'è bisogno di conoscere le cose. Perché se non si conoscono le cose, o si pecca di ignoranza in materia, oppure si dicono bugie. Una delle due cose, non ce n'è una terza. E quando si parla di pallavolo, quando si parla di calcio, invece di aspettare qualche tifoso di turno della lista che vi viene a dire fesserie,
provate ad andare direttamente alla fonte, parlate con i presidenti della squadra di pallavolo, parlate col presidente della squadra di calcio e chiedete che cosa ho fatto io, se mi sono o no messo a disposizione per lo sport a Diamante. Abbiamo fatto ripartire due palestre a Diamante, dove ci sono passati centinaia e centinaia di ragazzi, questi di tutte le età, questi sono i fatti, le altre sono solo chiacchiere. Voglio a questo punto ribadire un concetto per me importantissimo, un concetto che ho già espresso in questa campagna elettorale, che ho ripetuto anche ieri al comizio di Cirello. Noi siamo persone pacifiche, siamo persone tranquille, siamo persone per bene. Non vogliamo scontri di nessun tipo, però sappiamo difendere noi stessi, le nostre famiglie e tutti quanti voi da attacchi scellerati da chi, come diceva la mia nonna, ha perso i bui a 4 anni i corna. Non permetteremo a nessuno di prevaricare le nostre idee, nessuno, qualunque sia il ruolo nella società, fosse anche il Presidente della Repubblica. Ernesto ha chiesto ai cittadini di votare liberamente, di non farsi sottomettere da nessuno. Io sono d'accordo, non solo sono d'accordo, io vi dico anche che se qualcuno viene nelle vostre case a propinarvi cose di qualsiasi tipo, non solo li dovete calciare, li dovete prendere a calci. Perché chi parla, chi dice, chi fa, io non ho mai promesso, non ho mai dato posti di lavoro a nessuno, non ho mai promesso posti di lavoro a nessuno, non ho mai dato finanziamenti a nessuno, non ho mai dato incarichi a nessuno, non ho mai dato appalti a nessuno, non ho mai regalato telefonini a nessuno, non ho dato la spesa a nessuno, non ho dato buoni spesa a nessuno, non sono andato nei negozi a dire e nelle attività commerciali, non vi preoccupate, me la vedo io. Chi viene e dice queste cose, cacciateli a calci. Di una cosa sono colpevole e faccio mea culpa subito. Sono colpevole del fatto, piace o no, che da 25 anni, da quando ho iniziato la mia professione di medico, sono a disposizione di tutti, sempre e da sempre, non solo in campagna elettorale. Il mio telefonino è acceso 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno, questa è la verità. Questo perché la mia professione è questa, io faccio il medico e la professione è legata alla mia attività che mi dà una remunerazione. Quindi, caro Ernesto, ti piace o no, la mia è la professione medica. In questo momento la tua è la professione politica e non ci vedo tra l'altro nulla di male, perché io ho dato, chiunque si è rivolto a me
sono sempre stato a disposizione di tutti, senza andare a vedere la tessera di partito, senza vedere se le idee erano uguali alle mie o no, senza andare a vedere se sei stato con me o contro di me. Sono stato sempre a disposizione di tutti. Questa è la verità. E queste cose non le dico io, non te le faccio dire da quelli della mia squadra che potrebbero essere di parte, non le faccio dire ai supporter della mia squadra che potrebbero essere di parte. Chiedilo ai tuoi candidati e ai tuoi supporter se quello che dico è vero o no. E se trovi qualcuno che dice il contrario, io lo invito a salire qui a dirlo, perché non ho scheletri nell'armadio. E come ho detto ieri, non ho neanche gli armati. La verità è che quando uno ha bisogno, soprattutto per la salute, c'è chi si deve mettere a disposizione. Perché i missionari stanno nelle missioni. Sono quelli che lavorano e danno la loro vita gratuitamente. Chi lavora viene pagato, ognuno per il lavoro che fa. Basta con queste missioni e missionari. La missione è quella che fa chi oltre il suo orario di lavoro si mette a disposizione. Non chi fa in campagna elettorale si preoccupa della salute della gente, vuole sapere perché la sanità calabrese è in questo stato, vuole sapere perché la gente è costretta a emigrare per curarsi. Questo ce lo ricordiamo solo in campagna elettorale. Passa la campagna elettorale e finisce tutto. Queste sono le cose che bisogna dire, non le altre. Queste sono le verità che bisogna dire. E a proposito di verità, e spero che su questo non si verifichi, come purtroppo è successo ieri, un inconveniente alle telecamere di Telediamante, cose che ovviamente, ci mancherebbe altro, possono capitare, e che hanno impedito la visualizzazione integrale del comizio di Cirella. No, c'è tutto. Proprio per il dovere di verità, e proprio perché non ho scheletri nell'armadio, devo ribadire, se ce ne fosse bisogno, le ragioni per cui la precedente amministrazione ha vissuto dei momenti di conflitto. C'è stato dei problemi di convivenza. Il motivo è che si pensava di governare Diamante da Roma per interposta persona. Ma questo non è possibile. Non è possibile perché i diamantesi non lo vogliono, i cirellesi non lo vogliono, gli abitanti della Contrada non lo vogliono. E quindi sono cominciati i problemi. Sono cominciate le lettere agli uffici, le lettere ai dirigenti degli uffici, WhatsApp privati. E si è vissuto in un clima di difficoltà che ha rallentato chiaramente l'azione amministrativa. E ha creato ovviamente un'azione di governo, un'azione amministrativa più lenta, con problemi, con difficoltà. Tutto questo nonostante all'interno della maggioranza continuavano a esserci un vice sindaco e assessore e due consiglieri che facevano riferimento a quello che adesso è il candidato sindaco, almeno ufficialmente, perché se ce n'erano degli altri sotto banco io non lo so, ma la storia ce lo dirà.
Poi si è avuto un periodo di tranquillità al comune. Sembrava che fosse tornato il sereno, come si dice. Sembrava che ci fosse un momento di pacificazione, quella che chiamiamo pace armata, ma c'era. E poi che cosa è successo? Ci si chiede, ma che cosa è successo? Ve lo dico io cosa è successo. Si doveva votare il 4 marzo 2018 per il governo e dovevamo essere tutti amici, ci dovevamo volere tutti bene in quel momento, perché altrimenti se ne usciva, si usciva con una disfatta. Subito dopo quel 4 marzo sono ricominciate le guerre, fino alla revoca delle deleghe che il sindaco ha dovuto, suo malgrado, attuare. Sindaco che, a questo proposito voglio fare quest'ultima precisazione perché mi avvio a concludere, sindaco che, così come tu Ernesto, ti sei scontrato con il fatto di non essere più sindaco di Diamante, così voglio rispondere alle tue basse illazioni. Ti voglio dire che il candidato a sindaco ora, nonché sindaco dall'8 luglio, sono e sarò solo io, ti piaccia o no, questa è la verità e questa è la realtà delle cose. E questo lo farò grazie a voi, lo faremo grazie a voi, lo faremo perché il 7 luglio, quando entrate nella cabina a votare, votate liberamente, e se votate liberamente, come sicuramente farete, non potete che votare Diamante e Cirella, siamo voi. Basta, tutti a casa!